Ciao ragazzi, oggi vi proponiamo la recensione di un gioco tra i più belli disponibili su piattaforma Android. Si tratta di Dead Space, titolo che sicuramente avete già sentito da qualche parte, diciamo, soprattutto se giocate su console e PC. Infatti è una famosa saga horror fantascientifica del genere action 3D. Adesso è arrivato anche su Android, o meglio, era già arrivato da qualche mese, però era un'esclusiva di Xperia Play. Adesso finalmente questa esclusiva è finita e quindi la possiamo acquistare e giocare su qualsiasi smartphone Android. A livello di trama si pone tra il primo e il secondo episodio, uscito appunto su console e PC, e dico subito che graficamente fa paura, o meglio, è veramente bellissimo, molto curato. Usa lo stesso motore grafico della versione console, ovviamente riadattata in base alla potenza degli smartphone, però veramente d'effetto. Sul Nexus abbiamo una risoluzione elevatissima, una definizione che si avverte già dai primi momenti, e poi è veramente ben fatto. Abbiamo giochi luce e ombre, i vari effetti, diciamo, gas ambientali, veramente curatissima dal punto di vista grafico, ma non solo, anche dal punto di vista sonoro. Abbiamo un sonoro che ci immedesima fortemente nel gioco, quindi veramente ben fatto. E poi anche i controlli, che non sono come possiamo dire visibili. Vedete che io non ho nessuna croce direzionale, oppure non ci sono pulsanti, però risulta essere tutto molto intuitivo. Infatti noi possiamo andare indietro, avanti, vedete com'è molto semplice. Possiamo puntare, diciamo, l'arma con l'accelerometro, passare, switchare quindi da la modalità primaria di sparo o secondaria. Quando puntiamo, se noi tocchiamo due volte, diciamo, sul corpo del protagonista, questo virerà di 180 gradi velocemente. Ancora sulla schiena del nostro protagonista abbiamo diciamo, colpo per immobilizzare gli avversari, oppure notiamo anche l'energia, quindi vitale del personaggio. Adesso giocheremo un po' e appunto godetevi un po' questa bellissima atmosfera. Ovviamente i nemici vanno smembrati per poter essere, diciamo, uccisi. Vedete com'è? Ho fatto praticamente io. Adesso sono un po' ancora
non espertissimo con il gioco, però posso assicurare che i comandi vengono, funzionano veramente molto molto bene. Vediamo se becchiamo qualche altro nemico. Vedete com'è? I comandi sono tutti molto intuitivi, abbiamo diciamo, un po' le gesture. Ops, eccolo qui uno. Immobilizziamolo e ammazziamolo. Vedete? Vabbè, fermiamoci qui, quindi questo era appunto Dead Space per Android, un gioco veramente bellissimo, sicuramente tra i più belli disponibili appunto su questa piattaforma. Devo dire che mi ha veramente stupito, sia per quanto riguarda la cura della grafica, diciamo, il sonoro, i controlli e proprio la cura generale proprio messa per lo sviluppo di questo gioco, perché è veramente di atmosfera, sembra veramente di giocare al Dead Space su console. Io personalmente l'ho giocato, quindi ritrovo le stesse atmosfere e sensazioni che trovo su console. Quindi veramente un gioco veramente bellissimo. Poi bisogna anche dire che funziona molto bene su un po' tutti i device, infatti oltre che sul Nexus ve lo faremo vedere anche su un altro smartphone, ovvero l'HTC Salsa, che è uno smartphone di media bassa potenza, e vedrete come anche lì il gioco girerà piuttosto bene. Quindi veramente un ottimo lavoro da parte di Electronic Arts. E con questo è tutto, io appunto vi consiglio l'acquisto di questo gioco e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao da Matteo.